ha bisogno che per fare una cosa bisogna sentire contatto. Capita una volta di ragazzi che hanno bisogno di sentire contatto. E io posso, dice, per, mentre gli dico le cose, creare quel contatto. Ok? Quindi, per non sbagliare, io userei sempre queste tre. Quindi, prima cosa, quando state parlando, assicuratevi contatto visivo. Quando avete creato il contatto visivo, è importante usare un certo tono di voce, perché in base al tono di voce trasferisco una cosa con un significato oppure no. E questo ha più a che fare con le emozioni. Ma se ci fate caso, siamo bravissimi anche qua, in determinate situazioni, a essere più da una parte o più dall'altra. Ecco, provate a immaginare se c'è karaoke, festa. Se in una festa vi cominciate a dire, non mi sento assolutamente, alzi il tono di voce. Se sei a tu per tu con una persona, per esempio, un vostro amico a cui è successo un qualcosa di poco piacevole, ma senza andare in robe troppo gravi, ha litigato con la moglie o la malosa, o il moroso, o il marito, eccetera, tu dici, dai su, dai che passa, eh? Cioè, è la maniera migliore per fargli dipingere un baffa qua e lo spedisce. Diretto. Allora cosa fai quando una persona è un po' giù e vai un po' giù anche tu? Poi c'è chi si fa trascinare nel vortice, ok? Questi sono bravissimi, poi tutti i genitori, quando i figli stanno male vanno giù anche loro. E stanno male anche loro, così i figli gli si guardano attorno e dicono, dov'è che posso cadere? Che se cado cade anche questo qua. Cioè, voi dovreste mascherarvi da quelli che sono un po' solidi, è il motivo per il quale dovreste occuparvi della scuola il meno possibile. Giusto per fare un esempio, così se voi non vi occupate della scuola, se ne occupano loro, loro cadono, voi tu. Se invece la scuola ci andate anche voi assieme a loro, diventa un po' altro che la buona scuola di cui abbiamo parlato oggi, diventa un po' impegnativo. Però quando volete parlare ed entrare in relazione su una emozione non particolarmente piacevole, non ci pensate due volte ad abbassare il tono di voce, è vero o no? Eppure, quando vogliamo trasferire un concetto ai nostri figli, usiamo il nostro. E loro devono capire. Sapete perché succede questo? Perché siamo incazzati. E quindi, se volete far funzionare queste robe qua, bisogna che la giugulare sia a riposo, piuttosto, un segreto per entrare in relazione. Chi di voi è un po' fumantino ogni tanto si arrabbia? Su, su. Senti, chi invece non si arrabbia ma è pentola a pressione? Quindi, brrr, butta dentro e poi a un certo punto. Quelli che si arrabbiano tanto fanno bene a non imparare da quelli pentola a pressione, perché poi esplodono più potente, è come lo Stromboli, non è che ha eruzioni tante volte, ma quando le ha te le ricordi. Invece i vulcani hawaiani sono tranquilli, c'è la gente che si prende il sole, quindi esce e buttano fuori, ma è normale perché dovrebbe essere come una pentola a pressione, sempre con lo sfiato un po' aperto. Quindi, se vi accorgete però che siete pieni e non ne potete più, c'è una sola cosa da fare: non affrontare quella situazione. No, così la buttate anche sul ridicolo a un certo punto, però se non siete in grado di sostenere una conversazione che emotivamente vi toglie tempo, scegliete, se in quel momento non ce la fate, non la potete sostenere, oro, sudo, faccio, fate quello che volete, poi tornate, perché tanto non sarebbe una conversazione, sarebbe un monologo. È vero o no? Perché siete lì. E vale anche se, no no, guarda, oggi, me lo giuro su me stesso, cascasse il mondo non mi arrabbio. E quello che succede è sempre peggio di come te lo immaginavi. Ma io, mio padre, è un esempio straordinario questa roba qua. Meraviglioso. Siccome lui è uno che tendenzialmente sbotta,
adesso non ce la fa più perché premia l'anca, quindi non riesce a fare questa roba qua. Ma io mi ricordo quando litigavano, mi litigavano tantissimo, ma ve lo dico con grande tranquillità, io ho visto mio padre con la valigia una volta e mi sono buttato sui gambi, non so cosa sia successo, però alla fine ha deciso di rimanere, non è, è colpa mia. Me ne sono accorto qualche anno dopo, forse sono andato a sabotare un po' una sua decisione, però io sono contento perché dopo che io sono andato via di casa, sono andato diventato, sono conosciuti perché per anni invece io ero diventato il centro di tutto l'universo e quindi erano nate delle problematiche. Ma al di là di questo, mio padre faceva una cosa meravigliosa. Quando si stava per arrabbiare, io vedevo partiva, abitava ancora nella stessa casa, ma a Mestrino, faceva tutto il giro del quartiere. Ma tutto, tornava, nel frattempo mia mamma era andata a letto piangendo, disperata, io ero in camera mia che stavo male, questa roba qua, perché è normale. Poi tornava e aveva capito una cosa meravigliosa. Mia mamma aveva quella durata di quei 5-6 minuti che non la devi affrontare. Se la affronti in quel momento lì, sei finito, ma veramente finito. Idem lui, se si beccava in quei momenti là, allora uno dei due deve mollare. E lui andava a farsi la passeggiata. Tanto in casa c'è sempre qualcun altro che faceva. Chi? Mi è scappata. No, ma cosa fai? Scusate, ma è proprio. Ma la rompi maroni era quella che andava a letto piangendo, te la sicuro. Ma mi è scappata. Allora. Guardate, mia mamma non ha mai messo per dire, adesso visto, perché io ho sempre fatto lo stereotipo, papà non fa, mamma fa. Mia mamma non ha mai messo il naso dentro i miei compiti, mio padre qualche volta l'ha messo, quindi erano abbastanza rovesciati, mio padre andava alle assemblee, mio padre faceva tutto lui perché aveva più spazio per prendersi del tempo. Non so per come avesse fatto, ho accumulato talmente tante ferie che ogni volta che c'era una difficoltà era lui che stava a casa. Io parlo di discorso problemi tra loro due, non con me di mezzo. Quando litigavano tra di loro, lui prendeva, andava, poi tornava e poi io non l'ho capito adesso. Dopo un po' non capivo e ricominciavano a parlare come se nulla fosse. E lì guardavo, cioè, perché? Perché evidentemente era loro, avevano capito che il loro modo di comunicare era non si affronta quella roba là subito, ma si affronta dopo, perché probabilmente ci stanno ancora assieme. Affrontata qualche roba, però il discorso era io vedevo lui che prendeva, andava attenti, io avrei la stessa caratteristica di mio papà e l'impulsività di mia madre, quindi con me litigare con me è concettualmente impegnativo, molto impegnativo, anche perché io sono nato il 3 maggio, Valentina il 4 maggio. Due toi, ma tenete presente che a quel punto lì capite in una discussione no, nessuno dei due molla, cioè veramente nessuno dei due molla, e a un certo punto io sapendo che io non mollerei, la mia tentazione è prendo la porta, faccio un giro, prendo il cane, vado a farmi un giro, poi torno, non posso, non me lo lascia fare, non posso. Perché io vorrei il silenzio, cioè io per metabolizzare ho bisogno di silenzio. Lei ha ricordi di quando era piccina che quando c'era silenzio allora c'erano problemi seri. Quindi quando io sto in silenzio, e lei tendenzialmente, no, delle cose si deve parlare. No, non si deve parlare di niente, non devo parlare, non bisogna parlare di niente. Cioè, dopo io tiro una linea. E per me è veramente finito, cioè non c'è bisogno di chiarire niente, cioè ho sbagliato io, ho sbagliato, ma non me ne frega niente di quello che è successo prima, ma guardiamo avanti, non si può, perché bisogna ritornare indietro e vedere quella roba lì. Ma il discorso qual è? Io posso andare avanti tutta la vita e dire no, io esco lo stesso dalla porta, appunto, oppure dire, e lei ha capito che io ho bisogno di silenzio, quindi lo accetta. Non per troppo tempo, giustamente, io ho capito che devo esternare, se non voglio, devo esternare le mie posizioni, cosa che tendenzialmente tendo a non fare in casa, perché nella vita tutti i giorni esterno sempre, cerco di esternarle di più perché sento che per lei è importante. Guardate che la relazione non è niente che io vengo verso di te e tu vieni verso di me. Il punto è che questa è una relazione paritaria. Genitori figli, a livello di esperienza, non può essere paritaria,
ma e non deve essere paritaria. Lo ribadisco perché ogni tanto poi viene fuori che io non sono per la parità e per i genitori amici. I genitori sono genitori, i figli sono figli. Questi hanno ragione e questi hanno torto. Partendo da quel concetto, non funziona più, io ho ragione, punto, tu hai torto, punto, ma devo dimostrarti che le mie ragioni vanno bene anche per te. E allora il discorso è, se io voglio che questa persona qui cresca, venga dalla mia parte, devo perdere un po' più tempo rispetto a quanto facevano i nostri genitori con noi. E quindi prima io cerco di capire le cose della tua angolazione, carrozzina e matto, poi aggiungo pezzi. Ok? Invece generalmente noi siamo abituati a pensare che nella comunicazione parlo. Due orecchie, una lingua. È matematica. Parla la metà di quanto ascolti. Quello funziona. Se parlo il doppio di quello che ascolto, non funziona. Non c'è niente da fare. Se abbiamo due orecchie, e poi dite, ma allora deve valere anche per i figli? Certo. Ma nel momento in cui mio figlio si accorge che io non lo ascolto perché ho già le soluzioni in tasca, ho perso tutta la credibilità che potevo perdere. Quindi, siccome più si parla e più si fanno cappelle, parlate meno e ascoltate di più. Funziona anche l'insegnamento, eh? È uguale, io faccio corsi da una vita e cerco di fare sempre un sacco di roba pratica. Queste serate sono roba più teorica che faccio, ma perché in due ore è difficile fare tanta roba pratica. Sapete che faccio robe pratiche? Uno, faccio meno fatica. Due, uno impara di più facendo rispetto che ascoltando. Tre, rischio di fare molti, faccio sicuramente molti meno errori che parlando. Ok? Quindi, c'è un altro segreto nel rapporto, se faccio una domanda ascolto la risposta. Ti è mai capitato nella vita di fare una domanda e poi e di non di rispondere sopra, ma voi avete già l'idea di quello che vorreste che fosse la risposta e quindi quella risposta che ti arriva non è mai quella che va bene. Invece se fate una domanda, accettate cosa arriva come risposta. Attenti nei termini che vanno bene a voi. Posso uscire sabato sera? Magari voi siete a target ancora. Posso uscire sabato? Sì? Ah, ok, va bene. Torno a mezzanotte, va bene? No. Direi no, vista l'età. Direi no, e dovete essere voi a decidere quei paletti lì. Non negoziate su quelle robe lì. Sugli orari non negoziate, perché perdete sempre. Una volta che voi avete ceduto, soprattutto se avete deciso che il paletto è, potete decidere anche 4 di mattina. Diventeranno un po' più grandi, potete decidere il paletto che volete, l'importante è che quello sia un paletto, è una deadline, cioè finita quella roba lì è finito il bonus, non è che ah va bene torni a mezzanotte e mezza, ma sì dai cosa vuoi che sia, no, mezzanotte e mezzanotte, punto. Guardate che le regole, non le abbiamo messe qua, generano relazione, le non regole distruggono la relazione. Ma sì. L'accordo col figlio deve essere d'accordo sia il madre che la madre che il padre. Non certo, deve. Passo. Guarda, io non uso mai devo, ma qua va usato. Non c'è niente da fare. Se papà dice A e mamma dice B, in mezzo c'è qualcuno che se ne approfitterà tranquillamente. E poi state male tutti e tre. Perché lui non ascolta, o lei non ascolta. Uno dei due si prenderà la colpa. Che gli è stata data dall'altro o dall'altra, ditemi, cioè mai sta roba, non è mai così sta roba. Quando mi sono preso la colpa, mi arrabbio perché tu come ti permetti di farmi sentire in colpa, sei tu che mi hai messo in cattiva luce di fronte a tuo figlio, ecco perché tuo figlio, notate che poi cambiamo l'indice referenziale velocemente, noi diciamo nostro, tuo, quando non ci ascolta, sei tu che, quindi si litiga, in mezzo c'è un essere umano che dice, ah vedi che litigano sempre per colpa mia, l'ha vissuta qualunque di noi seduto qui sulla sua pelle quando vedeva i propri genitori litigare, tra virgolette per causa nostra, è vero? Quindi la regola sacrosanta è che non si può andare sempre d'accordo, questo vale anche per i genitori separati,
assolutamente deve valere anche per i genitori separati. Non vuol dire andare d'accordo tra di loro. Se due sono separati, può essere anche per il resto della loro vita, non si potranno più guardare neanche in faccia. È vero o no? Assolutamente normale e accettabile. Poi ci sono quelli che sono separati e vanno comunque più o più d'accordo dopo. Ma lì è un altro livello di relazione. Ma che siate assieme, sia che siate separati, i ragazzi devono vedere questo. Se non c'è più unione, deve esserci però unità. Quindi ci sono mamma e papà, ma la voce è una sola. È una regola. E per me deve essere sacrosanta. E quindi per me è difficile, lo so che è difficile. Ma io perderò la voce ogni serata che faccio a dire questa cosa qui. Se non siete d'accordo con vostro marito, se uso spesso marito è perché basta che vi guardiate attorno. Quindi cioè, è più facile che parli alle mamme piuttosto che ai papà. Però se non siete d'accordo con vostro marito, non siete d'accordo con vostra moglie, è lecito o no? È normale? È accettabile? Certo, deve essere così. Il punto qual è? Se si decide una linea guida con i figli, si decide assieme questa linea guida, e dopo che lo dica la mamma o che la dica il papà. E non deve cambiare niente. Quando nascono i problemi? Quando viene fuori quella frase, tipo, dai, per questa volta cosa vuoi che sia? Davanti a quello che... che dice, ah, già capita con i nonni. Però i nonni, basta dire, tanto di vive con i nonni, vivono con noi, quindi i nonni sono più gestibili. Il problema qual è? A me non interessa neanche il papà ha detto, la mamma ha detto. Per me vale la legge del primo che ha parlato. E se volete far capire che una regola sia chiara, vale la legge del primo che ha parlato. Poi, quindi, mi chiede, ah, posso andare a mangiare da Francesca? E il papà dice, sì sì. La mamma non è d'accordo. Perché sei andato a dire davanti al figlio o alla figlia che può andare a mangiare la Francesca quando sappiamo che non è così? In realtà, ormai, ha detto sì. Vi ingoiate la pastiglia, per questa volta è sì, in separata sede. Approfittate del momento in cui è andato a mangiare la Francesca e chiarite un punto, che ci deve essere due bocche o un'unica voce. Questo è un caso limite, io in realtà sono più d'accordo sul fatto che se non siete realmente d'accordo, smontate l'idea dell'altra persona, se sono cose importanti, ma su stupidaggini è il primo che arriva, fate in modo che valga quello che ha detto, e poi vi confrontate sulla stupidaggine che è stata fatta. Quello è il dialogo per me, e invece spesso noi parliamo del dialogo come si va d'accordo su tutto, no, non si può andare d'accordo su tutto, però ricordatevi che già c'è un problema di base. I figli sono anche studenti, a scuola ci sono delle regole che tante volte sono diverse rispetto alle regole di casa, e questo c'è da sempre. Se a scuola ci sono delle regole e a casa ci sono regole diverse a seconda della persona con cui mi approccio, o vedo regole diverse con i fratelli, che non vuol dire che se uno ha 14 anni e quell'altro ne ha 20, allora quello di 20 deve tornare a casa alle 8 di sera sabato perché quello di 14, per essere uguali. Non è equità quella roba lì. Equità è fare capire che a una certa età puoi tornare a casa più tardi. Ma il problema è quando la mamma pensa A e il papà pensa B, o la mamma pensa B e il papà pensa A. Quello è un problema serio. Ma lì non c'entrano più i figli. È la relazione, in alto. È il rapporto. È l'unità di intento. Quindi, per quanto mi riguarda, potete anche non andare d'accordo con vostro marito o vostra moglie. Non me ne frega assolutamente niente. Ma siccome siete qui in veste di genitori, quello deve essere l'accordo. Cercare di comunicare tra di voi quelle 6, 4, 5, 6 regole che siano chiare. Ed evitare quella frase, cosa vuoi che sia per una volta? So che la dicono di più i papà, ok? Ma capita, e guardate che quello che è con quello o quella che è convinta di avere vinto, dimmi. Più sicuro, dice, ma se vuoi che sia più una volta.
Sì, che poi ogni volta, come dice, cosa vuoi che sia una sigaretta alla volta, ok? È lo stesso principio, è la scusa, no? Di chi il fatto che quello che ha convinto di aver vinto, quella che ha convinto di aver vinto, il figlio, quello che perde, perché poi va a scuola, è abituato che le regole valgono qualche volta sì, qualche volta no, e provate a chiedere agli insegnanti quanto è facile poi fare rispettare le regole a scuola con quella tipologia di ragazzi lì. Dove questa roba è esagerata, intendo dire, ovvero sempre mamma pensa in un modo, papà pensa in un altro. Qualche volta può capitare, succederà qualcosa di gravissimo se ogni tanto la pensate in maniera diversa anche davanti ai vostri figli? No. Ma se è regolare, sta roba qui... Se la cosa è regolare, quindi sono rare le volte in cui siete d'accordo, dal mio punto di vista, dovete stare attenti a cosa state passando con il messaggio. È solo quello. Non entro nel fate due conti sulla vostra relazione, non è quello. È fate due conti sul messaggio che sta arrivando al ragazzo. Io almeno non vedo un ragazzo, io non conosco bambini problematici. Ma famiglie problematiche tante, okay? O meglio, ci sono tanti bambini problematici. Qualche volta ne avete qualcuno anche a scuola, ne avete qualcuno anche quest'anno, sì? Okay. Se poi io vado a informarmi, non c'è un bambino problematico che non abbia alle spalle situazioni problematiche. Okay. Ma parlo di me che è più semplice, no? Io sono cresciuto con poche regole, però con l'idea che il mio parere era preso spesso in considerazione. Comandavano i miei, però mi chiedevano cosa ne pensassi. Allora, quando cresci con quell'idea lì, magari un carattere anche un po' forte, magari, tendi a mettere in discussione sempre quello che viene fatto. Io a scuola era quello che metteva in discussione regolarmente quello che proponeva la maestra tutti i giorni. E tutti i giorni tiravo la corda fino al punto che lei esplodeva, poverina. E aveva ragione, per fortuna era la mia insegnante al tempo e non adesso. Perché con tutte le robe che ha fatto lei e che ho fatto io, eravamo quelli che andavamo sui giornali tutti i giorni. Cioè lei mi ha tirato dietro uno zoccolo una volta. E ha fatto bene, perché ha detto a mio papà, non so più cosa fare per tenerlo calmo. E mio padre le ha detto, fai tutto quello che puoi, hai carta bianca. Magari oh, le ha detto hai carta bianca e lei ha preso la carta bianca. Il punto è che quando mi ha lanciato lo zoccolo io mi sono abbassato, ho preso la mia compagna dietro e da lì è venuto fuori un putiferio. Mi ha detto adesso vai fuori! Fuori io stavo con la bidella, cioè io passavo le mie ore con la bidella e sono uscito con il massimo di voti elementari e medie. Ok, andavo bene a quella infregatura, ok? E prendevo un sacco di note. No, no, io andavo a casa e prendevo tanti quei calci nel sedere. Ma adesso le maestre non sono così. Tranquilla, non lo so, e la mia maestra l'ha considerata sbagliata, perché io, prima parlavamo di storia, no, con i ragazzini fuori, l'ho detto da altre serate, io sono arrivato in quinta elementare alla storia romana. Ho fatto le elementari, gli elementi li ho imparati bene, quindi. Oh, chi è che di voi ha fatto due anni di paleoveneti? Io andavo a veste, andavo a fare le gite, andavo a vedere robe, io sapevo, cioè, paleoventi conosciamo solo noi in tutta la scuola, adesso ti cominciano di nuovo a studiare un anno e mezzo di egizi, perché cioè, non ti fai mandare tutti, e un anno e mezzo di romani, ma neanche tutto l'impero, i re, dove siamo arrivati. Io quando sono arrivato in prima media, che già tu, cioè già dopo tre mesi avevo già fatto più roba rispetto alle elementari, mi sono trovato un po' spiazzato, però vi assicuro che quando ci date di fare la storia romana con i ragazzi che seguo, c'è una roba confondita, eh? Ed era considerata sbagliata. Da un certo punto di vista posso pensare che sia così, ma lei a un certo punto ha visto 5, eravamo in 15, 5 che viaggiavano a una velocità bella spedita, 10 no. E a un certo punto ha detto, perdo quei 10 lì, o rallento. Qual è stata la fregatura del rallentare? Che io ci mettevo pochissimo a fare le cose e non ho mai allenato tanto la mia disciplina nello studio, da un certo punto di vista. E soprattutto, quando dava i compiti da fare, dava mezz'ora in classe di tempo per iniziarli, io li finivo in 10 minuti.
i 20 minuti successivi cosa fa un essere umano moderatamente vivace? Okay. Disturba e andiamo fuori. Questa era la mia. Però per fortuna giocavamo a pallamano, avevamo il sabato, tutti i sabati in moto. Tutti i sabati, poi facciamo anche pallamano e io mi ricordo delle ricreazioni bellissime di mezz'ora in cui si giocava. Io della scuola, delle elementari, veramente mi ricordo sti gesti della roba, un mio compagno che ha tirato dietro un banco a un altro, che era bullismo, adesso è bullismo, no, semplicemente due migliori amici che stavano litigando per un altro amico. Io ero l'altro amico e gli altri stavano menando, ok? Era una roba sbagliata lanciare un banco dietro a un altro, è vero o no? È sbagliatissima! Ne parliamo ancora adesso perché quando ci vediamo quella è ancora la macchietta. Perché? Quando dopo sono stati scoperti, un tombino grande così e risolti i problemi. Adesso si tende, secondo me, a drammatizzare un po' troppo determinate cose e minimizzare quelle veramente gravi. Dopo ti senti dire, cosa vuoi che siano 4-5 vetrine rotte? No, perché senti queste robe qua. Ok, cosa vuoi che siano ormai 4-5 vetrine rotte, cosa vuoi che siano? Adesso è talmente di moda. Avete visto la ragazza che si è fatta il selfie di fianco alla macchina bruciata? Sì. Che era la sua macchina, hanno scoperto, perché qualcuno ha detto che era la sorella del ministro Boschi. No, era la sua macchina. Della ragazza? Sì, allora è ancora peggio, che devi stare proprio male per farti il selfie. È come quelli che si facevano il selfie davanti alla costa alla nave. Però, allora ci sono delle cose realmente gravi su cui minimizziamo. Cose stupidaggini su cui esageriamo. E credo, realmente, oggi l'ho anche scritto per chi mi segue, io spero che chi è andato a manifestare, oggi lecitamente è andato a manifestare, perché la buona scuola è quella che funziona, secondo me, dal mio punto di vista, non abbia manifestato solo per se stesso, ma abbia manifestato anche con l'idea di quello che è il ruolo dell'insegnante, okay? Quello dovrebbe essere. Il fatto che se non li mettiamo nella condizione di poter lavorare, non possono lavorare bene. Guardate che relazione, comunicazione è anche quella. E quelli che la patiscono sta roba qua sono i ragazzi. Che a scuola, lasciando stare le bolle di meraviglia come questa scuola qui, dove generalmente sono trattati in maniera diversa, ma perché l'ho visto fisicamente, però andate in qualunque scuola pubblica, vedete che qualche problemino ce l'hanno, ma non per gli insegnanti e basta, ma per il modo in cui sono messi a lavorare. A casa le famiglie fanno del loro, perché mettono i ragazzi in condizioni in cui noi eravamo un po' più equilibrati, quantomeno. Io ero 1 su 15, adesso può essere che ce ne siano 10 su 15, è un po' più difficilmente gestibile, e in più io avevo un totale rispetto per l'autorità, totale, e sapevo che quando arrivavo a casa non è che potevo dare chissà quali spiegazioni, c'era la nota, prima punizione, poi mi chiedeva perché. Cioè l'episodio più importante che mi ricordo, non so se l'ho detto la volta scorsa, sì, è quello lì del che mi sono fatto male in bicicletta, dovevamo partire per le vacanze, mio padre mi ha detto, mi raccomando non uscire di casa perché domani partiamo per le ferie. No, vai, esco, non succede niente. Sono caduto in bicicletta, rovinato il malleolo, sbregato, ma non sono arrivato a casa. Due sberloni, poi mi ha caricato in macchina e mi ha portato in pronto soccorso. Perché ho trasgredito una regola, quindi prima hai trasgredito una regola, poi ti sei fatto male. E secondo me, lasciando stare i due sberloni, non fa una piega. Non fa realmente una piega, perché mi ha detto, te l'avevo detto. E non mi sono mai arrabbiato con lui per sta roba qui. Ok, anzi, lo ringrazio. E i miei che, per tornare al discorso di prima, litigavano spesso, mai ho avuto il dubbio che la mamma o il papà, uno dei due avesse più ragione dell'altro. Mai. E non erano nati da due famiglie di contadini, quindi non è che si può dire che avessero attorno libri, cose di cui stiamo parlando voi. Una volta non serviva neanche, non avrei lavorato 30 anni fa. Cioè avrei dovuto fare un lavoro diverso. Adesso lavoro troppo, ok? Questo dovrebbe essere. Fate in modo che sia un'unica voce. Caspita, devo farvi fare un gioco. Vi va? Sì, sì. Bisogno di 6 volontari. Non devono venire qua i volontari, devono andare fuori. 6 volontari. Che vanno fuori con Andrea. Andrea, se ti chiedi, ti vieni qua fuori, poi ti spiego cosa devi fare. Allora, 1. 2.
Stai uscendo? 4, 5, va bene, Maddalena. Ok. E un altro. Maschi, c'è un po' pure, va bene. Prendo anche la box. Ah, no. No, 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 non serve. E un altro.